Il governo Letta va avanti con qualche difficoltà, richieste di rimpasso, addirittura di cambiare la premiership. Voi come vedete le prospettive politiche di governo? Beh, qualche difficoltà è un eufemismo, mi lasci dire. Eh, abbiamo un ministro che chiama i potenti e poi si presenta alle camere con un indulto mascherato e fa uscire boss mafiosi. Eh, un altro ministro, la di Girolamo per esempio, che eh, chiama e tratta l'ASL di un comune come se fosse il suo giardino privato, eh, Lupi che promette degli sconti per i pendolari e poi questi non si vedono, eh, un presidente del consiglio che fa un condono alle slot machine e tutto questo è un paese che è effettivamente in gravissima difficoltà. Quindi è un governo in mano alle lobby come potrebbe non avere difficoltà? Anche perché oggi c'è un'opposizione che denuncia questi fatti e l'opinione pubblica sicuramente se ne accorge. Intanto all'ordine del giorno resta il tema delle riforme, in particolare la riforma della legge elettorale che ha superato lo scoglio delle pregiudiziali d'aula. Ma riuscirà ad andare avanti? Questo non, non, po non posso dirlo io. Ovviamente io spero che questa legge elettorale che è per me è drammatica. Per il livello di incostituzionalità che presenta, penso che difficilmente nel mondo occidentale, nella storia del mondo occidentale recente, si possa intravedere una legge elettorale così, così pessima. E, credo che ci saranno dei franchitiratori nel voto segreto che non chiederà il Movimento 5 Stelle, perché siamo coerenti anche in questo. Eh, chiaro, è un ricatto, di, è lo strumento che Renzi sta utilizzando oggi per scalare il partito. Non gli interessa nulla se è una buona o cattiva legge elettorale, gli interessa arrivare a controllare il suo partito. È la scalata al potere, quella che abbiamo sempre visto negli ultimi vent'anni e che, che stanno portando avanti. Ma voi che riforma elettorale vorreste? Noi vogliamo una riforma elettorale che sia legittimata dalla gente. Sarebbe, vogliamo cambiare il modo di fare politica in questo paese. E abbiamo aperto un confronto con, dal basso con i cittadini che ha, secondo me, della, dello storico qualcosa mai fatto in Italia e nel mondo, perché questa la legge elettorale è una delle leggi fondanti della democrazia, perché determina poi i rappresentanti per il futuro. Quindi per noi chiedere ai cittadini cosa vorrebbero, come, che modello di Parlamento vogliono, che elege, come scegliere i propri rappresentanti è fondamentale, è basilare, ma dovrebbe essere naturale per tutti. Farlo. Ecco, ma voi un'idea forse ce l'avete: quindi preferenze sì, preferenze no, bipolarismo, triporalismo, premio di maggioranza, soglia di sbagliamento elettorale, ci sono opzioni tra queste che vi convincono, quali vi convincono? Beh, noi siamo, abbiamo già presentato come parlamentari una legge elettorale, una legge elettorale che prevede un sistema di preferenze innovativo che ha come modello quello svizzero dove c'è una percezione della rappresentanza molto forte, dove i cittadini sono contenti dei propri rappresentanti, quindi noi copiamo le buone prassi che sono all'estero e dei collegi piccoli in modo che ci siano delle soglie naturali di sbarramento eh, che permette anche una certa una minor frammentarietà rispetto al passato delle componenti politiche, ma permetta la rappresentanza anche dei partiti che hanno un forte sostegno elettorale nelle circoscrizioni di riferimento. Eh, questo è stato il nostro modello che sta, si sta perfezionando con il contributo dei cittadini e su cui abbiamo chiesto un confronto fin dall'anno scorso, dove non ma un confronto che non ci hanno mai concesso. Veniamo ai temi dell'economia. Il presidente di Confindustria Squinzi smettisce il premio sulle prospettive di crescita e dice che è assolutamente necessario un cambio di passo. Siete d'accordo in che direzione si dovrebbe andare? Sarebbe, basterebbe discutere alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare: eh, reddito minimo di cittadinanza, riduzione dell'IRAP, forme di tutela delle piccole e medie imprese. Legge sul conflitto di interessi, è già tutto scritto, non abbiamo bisogno dei decreti di questo go governo in mano alle lobby. Facciamolo la lavorare il Parlamento in maniera trasparente. Le I testi di legge sono già lì, si potrebbe cambiare questo Paese nel giro di sei mesi. Basta, una basta ridare centralità al Parlamento. Mettere una luce sul Parlamento e costringere i parlamentari a votare certe proposte che sono per i cittadini e non per il Movimento 5 Stelle o per un'altra forza politica, e vedrete che il, pa il Paese cambierà automaticamente. dell'Electrolux è una spia molto grave di un. Disagio diffuso, sono oltre 120.000 lavoratori interessati ai tavoli aperti presso il Ministero. Ma questa storia di ridursi lo stipendio ha un senso o è lo Stato che dovrebbe forse tagliare i costi? Concordo con la seconda impostazione. È una, una cartina di tornasole della situazione italiana. Eh, dovuta a delle scelte scelerate del passato, un'apertura incontrollata ai mercati esteri. Io ricordo quando ero ancora al liceo e si parlava di globalizzazione e mi ricordo i politici di allora che dicevano che eh, il pericolo più grave era quello di importare le cattive abitudini, eh, i cattivi salari, la cattiva gestione dall'esterno. È cosa che è venuta automaticamente, perché non possiamo pensare che dobbiamo concorrere con la Cina o con il Medio Oriente dove non ci sono le tutele dei diritti fondamentali dei lavoratori. È chiaro che non possiamo competere con queste economie, noi dobbiamo tutelare l'economia italiana, con i Made in Italy. Non è neanche necessario rimettere le dogane, ma politica innovativa, seria. Mettiamo una tassa sul consumo di carburanti ad esempio, una tassa sulle, sul, um, sul, sulla produzione di CO2 da parte delle imprese, valorizziamo quelle che vanno sul, sulla green economy, quindi detassiamo le imprese che portano un beneficio alla società e queste sono le strade secondo me che oggi l'Europa e l'Italia deve seguire, non certo quella di aprirsi in maniera incontrollata ai mercati esteri. La Commissione Europea dice che Tangentopoli in Italia vale 60 miliardi l'anno, la metà del totale europeo. Ma perché non si riesce a fermare la corruzione? Perché chi oggi ha il potere è corrotto, forse? Cosa si potrebbe fare? Ci sono varie iniziative legislative in merito, una serie Legge sul, sulla corruzione è già da tempo oggetto di lavori del Parlamento che ovviamente non può esprimersi perché eh, si può parlare e eh, eh, votare solamente decreti legge, perché questa è la volontà del governo della maggioranza, ma io penso ad esempio alla depenalizzazione del falso bilancio. Eh, questo sarebbe già un passo importante, la legge sul conflitto di interesse. Questo sarebbe già un passo importante perché costringerebbe la classe politica a eleggere come rappresentanti persone che non sono in conflitto di interesse e quindi sono liberi di fare leggi contro la corruzione. Molto brevemente, eh, siete stati al centro protagonisti di scontri istituzionali alla Camera, eh, abbastanza eh, rilevanti. Andrete avanti su questa strada o sarete più moderati? Non è una questione di moderazione. Eh, io credo che di fronte a, certi, a certe violenze istituzionali, contro eh, la decapitazione, visto che si parla di ghigliottina, delle prerogative della minoranza, contro l'abuso dei poteri costituzionalmente riconosciuti e certi organi di garanzia, la reazione deve essere eh, dura. Mai però, perché questo è controproducente sfociare nel torpilocchio. Questo è controproducente e ovviamente su questo ci dovrà essere un cambio di rotta.